tutti i telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati. Gli appuntamenti della settimana dedicata al mondo delle HR continuano con una speciale celebrazione. Infatti, tra i finalisti che si sono distinti per eccellenza e innovazione, dobbiamo parlarvi e presentarvi una realtà molto interessante. Ma adesso andiamo subito alla premiazione. Macro categoria HR. Il premio è quello di HR Team dell'anno Food and Beverage. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per valorizzare sempre la diversità, l'inclusività e l'impegno e per lo spirito di squadra e la passione. Per riconoscere le persone che sanno vedere avanti, guidate dai risultati e che non smettono mai di cercare modi per migliorare. E andiamo a vedere a chi va questo premio. Il premio va a Coca-Cola HBC Italia. Io saluto, ho il piacere di averlo in collegamento con me, il direttore delle risorse umane, Emiliano Maria Cappuccitti. Emiliano, ben trovato, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, sono molto contento, felicissimo, grazie. Infatti ti stavo chiedendo, ti do del tu subito un commento a caldo e di raccontarci un po' che cosa significa per voi questo riconoscimento. Grazie mille, io credo che intanto era assolutamente inaspettato, sono molto emozionato. Ed è quando hai un riconoscimento di questo tipo, non è mai il frutto di un lavoro fatto soltanto in un anno, ma è il frutto di un lavoro che deriva da sforzi di diversi anni, di diversi periodi. È il lavoro di tutta la squadra, una squadra che diciamo è molto appassionata, come correttamente dicevi te, e che ha come centro della propria attività lo sviluppo delle persone, la crescita delle persone, il miglioramento delle persone. Quindi questo è il primo commento a caldo che posso fare e veramente il cuore mi batte veramente forte e non mi aspettavo, ripeto, questo tipo di riconoscimento che non vedo l'ora di condividere con tutto quanto il team. Assolutamente sì, infatti abbiamo letto proprio nella motivazione lo spirito di squadra e la passione, che credo che siano due cose che vanno assolutamente a braccetto, e anzi quando c'è proprio lo spirito di squadra emerge ancora di più la passione dei singoli. E poi la ricerca della diversità, della inclusività, l'impegno costante anche per raggiungere nuovi traguardi e cercare, questo mi è piaciuto molto, cercare nuovi modi per migliorare sempre di più. La domanda sorge spontanea, che cosa state progettando, o meglio, com'è il vostro sguardo per il futuro? Ok, il nostro sguardo per il futuro è molto semplice. È ancora di più focalizzato sulle persone, sull'accelerazione delle persone per accelerare la loro carriera e il loro sviluppo all'interno dell'organizzazione. E quindi il nostro futuro in certo senso è ricco di tanti progetti. Siamo oramai in un periodo nel quale si lavora per task e quindi le persone sono chiamate ad essere veramente molto flessibili e soprattutto pronte a tutte le sfide che stanno arrivando. Tant'è vero che in un certo senso non me l'aspettavo questo premio, ma adesso più che passano i minuti devo dire che noi abbiamo molto investito, dal momento in cui passano i minuti mi conto delle cose che abbiamo fatto, cioè noi siamo tendenzialmente persone che siano in grado di adattarsi in contesti e in situazioni molto diverse, soprattutto imprevedibili. Quindi noi andremo avanti nel cercare sia sul mercato che migliorare le persone all'interno, persone che siano in grado di appunto fare i challenge con l'incertezza, perché l'anno scorso è stato uno degli anni più sfidanti della storia di tutte le aziende, non solo delle aziende, e quindi noi, per quanto riguarda il futuro, confermeremo la nostra strategia di HR, cioè una strategia rivolta ad accelerare le persone all'interno dell'organizzazione, dando task e soprattutto puntando sempre di più sulla mentalità.
La mentalità deve essere una mentalità che non si accontenta, una mentalità, come dicevi correttamente te, siamo un'azienda rivolta alle performance e ai risultati, ti confermeremo questo nostro orientamento rivolto al mercato, rivolto al risultato. Quindi in buona sostanza queste saranno le nostre priorità. Quindi molto sul team, e questo lo voglio confermare, molto focus sul team, focus sulla performance e focus sulle persone, sulla crescita interna e sull'accelerazione del talento interno, con tutti i programmi che abbiamo messo in piedi per accelerare il talento. Certo. E quindi per lo stesso alzare anche l'asticella. Certo, perdonami l'associazione abbastanza banale e semplice, ma insomma c'è sete di traguardo, no? Però è importante, soprattutto come hai detto tu, in un anno, anzi un anno che ormai è passato, è ancora in corso il secondo anno, che è particolarmente sfidante. Usiamo questa parola, non più difficile, sono d'accordo, perché adesso bisogna guardare davvero oltre per uscire anche dall'impasse che volenti o nolenti ci ha investito, insomma, negli ultimi mesi. Ultima cosa, noi ovviamente continueremo un po' a monitorarvi, questo è chiaro, perché siete rappresentate le eccellenze del territorio che vengono proprio premiate attraverso i nostri awards, ma domanda così a bruciapelo, se doveste essere riselezionati partecipereste ancora, cioè sarete ancora dei nostri fondamentalmente? Saremo onorati per essere dei vostri e la competizione anche in questo caso è altissima, e poi a vedere tutte le aziende che oggi fanno parte del Food & Beverage sono tantissime, sono tutte aziende di primo livello, quindi assolutamente onorate, però è chiaro che dobbiamo confermarlo con l'impegno, con la passione e con l'asticella sempre più alzata. Assolutamente, e sì, parliamo di eccellenze, quindi hai detto bene tu. Grazie Emiliano Maria Cappucciti, direttore risorse umane di Coca-Cola HBC Italia, complimenti a tutto il team naturalmente per questo riconoscimento. Grazie. E anche con questa speciale celebrazione abbiamo terminato, naturalmente grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, rimanete sulle Fonti TV e arrivederci.